Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questi motori della Emax ideali per droni FPV. Si tratta degli Emax RacePax 2, se volete acquistarli trovate il link in descrizione. I RacePax 2 sono il nuovo modello di punta della Emax e si presentano come tra i migliori motori per mini quad racing. Sono forniti con due misure e diversi KV. Abbiamo i 2206 da 1006, 1007, 1009, 2003 e 2700 KV. I 2306 da 1006, 1007, 1009, 2004 e 2600 KV. Questa grande varietà di KV, che sono i giri per volt, fa sì che questi motori si adattino a diverse tipologie di batteria. Se utilizziamo delle 4S, scegliamo KV alti, come 2004 o 2006, mentre se usiamo delle 6S, scegliamo le versioni con KV più bassi, come 1006 o 1007. Il motore ci arriva in questo piccolo box dove sono riportate le principali caratteristiche. Questo modello è il 2306 da 2400 KV. Poi notiamo che questo motore può essere usato con batterie da 3 a 4 celle, la spinta massima è di 1720 grammi, le eliche consigliate sono da 5 o da 5 pollici e mezzo, il peso del motore dichiarato è di 26 grammi senza fili e il dado per serrare l'elica è un M5. Notiamo anche il senso della filettatura del motore, che può essere orario o antiorario. Qui abbiamo l'elenco del contenuto della confezione che andiamo subito ad aprire. All'interno della confezione troviamo il motore, un dado autobloccante in alluminio, degli adesivi, un set di viti per bracci da 3 mm e un set di viti per bracci da 4 mm. Vengono fornite 5 viti per ogni set in modo da averne una di scorta. Ci vengono date anche una vite e una rondella di scorta per fissare la campana al motore. Infatti gli Emax RS2 usano la vite al posto della clip. Questa soluzione è decisamente migliore in quanto smontare la campana per la manutenzione del motore è più semplice e veloce. Inoltre, la vite garantisce una maggiore sicurezza rispetto alla clip. Come vediamo, questi motori rispecchiano tutti gli standard di costruzione più moderni. Il fondo è aperto e la distanza dei fori per le viti è di 16x16 mm. Il design riprende lo stile degli Emax Lite, aggiungendo la colorazione rossa tipica dei Red Bottom prima serie. I magneti sono curvi, questo garantisce un minore gap con gli avvolgimenti, dando al motore maggiore efficienza e potenza. Come possiamo notare, il gap in questi motori è veramente minimo. Sopra i magneti notiamo della colla blu, questa viene applicata dal costruttore per bilanciare il motore, è quindi importante non rimuoverla. I cavi sono in silicone da 20 AVG e la loro lunghezza dalla base del motore è di 12 cm. Quindi sono sufficientemente lunghi per essere montati su degli ESC 4-in-1 anche in un frame da 250 mm. Come abbiamo detto, questi motori sono dei 2306. Queste misure sono riferite al diametro dello statore e alla sua altezza. L'avvolgimento è di tipo single wind, cioè un unico filo di rame. Ciò permette di trasportare meglio la corrente massimizzando le performance di volo. L'albero motore è in titanio cavo, questo fa sì che sia resistente agli urti riuscendo a contenere il peso. La lunghezza esterna è di 12,5 mm. Come notiamo, alla base dell'albero motore abbiamo delle piccole punte. Questo serve per bloccare l'elica e fare in modo che non slitti vista l'elevata potenza del motore. Il peso è di 30 grammi, buono per un motore con queste caratteristiche. Emax con il RacePax 2 ha svolto un ottimo lavoro e trovare dei difetti in questi motori è veramente molto difficile. L'unica cosa che non mi è piaciuta è la vite che fissa la campana al motore. Questa è molto piccola, quindi per svitarla vi suggerisco di usare attrezzi di qualità, altrimenti rischiate di danneggiarla. In conclusione possiamo dire che gli Emax RS2 2306 sono un'ottima scelta per i piloti racing impegnati nelle competizioni più importanti. La sigla RS infatti sta per RacePax, questo ad indicare la natura prettamente agonistica di questi motori. Per chi invece fa freestyle e vuole un volo estremamente aggressivo troverà in questi motori potenza in abbondanza. A tal proposito consiglio ESC da 35 A o superiori.
Per sfruttare al massimo questi motori utilizzate batterie 4S di qualità con un alto CD scarica. Questa era la mia recensione degli Emax RS2 2306 da 2400 kW. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.